Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono solo Rosanero, non mi sono fatto mai sentire, non ho fatto mai sentire la mia voce, ho fatto solo video riguardanti il Palermo. Oggi è un video riguardanti il Palermo, ma su PES. Un PES con delle mod, perché ci sono delle mod riguardanti il Palermo, Catania, ci sono anche altre squadre siciliane. E oggi farò una partita tra Palermo e Catania. Con le rose di Ora, con gli scudetti di Ora, le maglie di Ora, anche se quella del Palermo ancora devo finirla, però lo scudetto è quello, le basi sono quelle. Ci vediamo in campo. Eccoci ragazzi, lo Benvenuti a tutti i stadio non è telespettatori quello che del ci seguono Palermo da perché qualsiasi ancora devo angolo. Ci siamo metterlo, quasi, sfruttando ogni occasione. ma La partita di oggi è tra Palermo e non so Catania. perché questo, Curioso di però Fabio devo ancora Chiesa per metterlo. farti e farvi compagnia. Ci sarà anche Luca Ok, parcheggiato. Ciao comincia la Fabio, buon partita. Ok, divertimento a te. ragazzi, sono tornato, ho abbassato il volume perché si sentiva la voce del telecronista. Ok, Martin. La palla è per Rizzo Pinna. Kraja. Erdis Kraja. Pelagotti. Perché c'è Pelagotti al centrocampo? Vabbè. Lancini! Attenzione, Edoardo Lancini. Ci ha provato il Palermo subito, ma Pelagotti al centrocampo, vabbè, Lancini ci ha provato. Un bel tiro di Lancini fuori di poco. Ci vediamo subito, cambio le squadre perché Pelagotti ci ha messo a centrocampo, cambio subito i ruoli. Ok ragazzi, appena la palla uscirà fuori, ci saranno i cambi e le cose giuste, i ruoli giusti. Siamo nel Catania la difesa. La squadra del Catania non è quella, i giocatori non sono quelli perché ancora devo inserire i giocatori giusti, devo creare i giocatori giusti e sono giocatori a caso. Mi spiace non averli riportati in tempo giusti, ma li porterò subito dopo giusti. Cioè appena finito qua questa partita il sistema di tutte le squadre, ho anche tutta la serie di già pronta, poi partirà una serie sul mio canale. Attenzione a Ricciardo, la parata del portiere del Catania. Richiamo il portiere del Catania perché non voglio offendere nessuna, cioè non voglio chiamare per nome come quei giocatori perché non avrebbe senso. Attenzione al Catania, non sono giocatori del Catania, non vorrei offendere qualche catanese. Ma io ho massimo rispetto per i catanesi e per le squadre siciliane. Sono favorevole, cioè non sono favorevole a tutti gli scontri che ci sono. Attenzione al Catania, intanto in zona difensiva. Il Catania è ancora in difesa, possesso palla per il Catania. Si riparte addirittura dal portiere. E attenzione. Ancora. Lancini, riparte il Palermo. Lancini. Allora, questa patch che sto per inserire su PES Team è una patch disponibile solo per PES 2017, che sul PES 2020 non ho potuto fare niente, però trovate anche delle patch per PES 2020. Però per il Catania non c'è niente per ora per PES 2020. Infatti il Catania l'ho creato io, Serie C l'ho creato io. Attenzione il cross, c'è Mattia Felici, è la parata del portiere del Catania. Ancora il Catania ci prova, colpo di testa di Dodo, attenzione a Martinelli. Ah, mi sono scordato di inserire Crivello. Santana, devo mettere ancora i numeri giusti, ma dettagli. Attenzione, il tiro fuori di poco. Il Palermo ci clamorosamente sbaglia con Ricciardo. Ricciardo mi sembra che è stato, vediamo il replay. Azione bella, però si è mangiato il gol Ricciardo a porta spalancata. Mangia il gol Ricciardo. Dove va fatto questo? Come ho detto la prima volta che sentite la mia voce,
E ho anche un secondo canale dove ho portato diversi video anche sul Palermo, sulla carriera di allenatore su FIFA 19. Il canale si chiama Christian Games, ma non lo uso più, uso molto di più questo. Marten, attenzione, appena uscirà una patch per PES 2020 vi porterò la Master League con il Palermo e la Serie D. Già sono in fase di sviluppo la Master League e vi aggiornerò sicuramente sul mio canale, sul mio account Instagram. Che il primo l'ho perso, ne ho creato un altro, ve lo lascio in descrizione, vi lascio il link in descrizione del canale Instagram dove vi terrò aggiornati su tutto il programma del canale. Martinelli. Attenzione al Catania. Poi potrò anche portare attenzione Rodri e il gol del Catania. Il vantaggio del Catania. La carica di Lancini come in ogni partita. Catania in vantaggio dunque. Felici. Non vi taglierò per le azioni più importanti se non vi vedete un video di fuori di 5 minuti. Vi taglierò solo quando faccio dei cambi e basta, però il gameplay ve lo faccio vedere tutto. Così ascoltate anche cosa dico io. Potrò portarvi anche tipo Palermo. Scrivetemi nei commenti se volete altri gameplay di questo genere, tipo Palermo Trapani, Palermo Agragas, Palermo anche contro il Messina, Palermo non so contro qualsiasi squadra siciliana che è stata almeno in Serie C, perché posso fare anche Palermo Licata, Palermo Acireale. Ancora però il Licata e la Acireale, le scuole della Serie D devo crearle. Ho già creato Agragas, ah, il Siracusa ho creato. Siracusa, devo ancora creare altre squadre. Un po' di tempo, una settimana già ho creato solo le squadre siciliane. Attenzione, 2-0 del Catania. Domina il Catania. E non saranno contenti i tifosi del Palermo, ovviamente. Ficarotta, va caro. Cerchiamo la clamorosa rimonta. Va caro. Il cross, calcio d'angolo per il Palermo. Attenzione, batte il guardalinea. Attenzione, il cross in mezzo, non arriva nessuno a prenderla. Attenzione, Massimiliano Doda. Attenzione, il tiro fuori di pochissimo. Il Palermo, però, è anche sfortunato. Dobbiamo dirlo che è anche sfortunato. Se no, se non era sfortunato questo entrava ovviamente. Sul mio canale vi porterò su Solo Rosanero. Io ho tre, due canali inerenti al Palermo, ovvero Solo Rosanero e Solo Rosanero Live, dove ho portato per un breve periodo cioè, le partite del Palermo, però non ho fatto più video perché la connessione me lo imponeva. E quindi non ho potuto fare più video su quel canale perché per la connessione non ho potuto trasmettere più live, ecco. Ma comunque quando avrò la possibilità certamente li trasmetterò. Cominciate il secondo tempo intanto, Martinelli. Ditemi come vi ho detto poco fa se volete gameplay sul Palermo. Poi uscirà una serie, vi do un piccolo spoiler, uscirà una serie sul Palermo su PES 2020, la Master League, con la Serie D, perché ho trovato una patch, però ancora devo prendere il PES 2020, lo prenderò tra poco. Detto ciò, passiamo al match. Va caro. Ancora il Catania che in possesso palla, sta dominando nel possesso palla. Però il Palermo non si arrende, va avanti con Felici. Felici. Martin. Martin, ancora Martin. Martin. Ricciardo. Attenzione. Martinelli. Felici. Ancora Felici. La palla va in rimessa laterale.
Questa mod in conf questa qua che le maglie che ho creato io, lo squadro che ho creato io, fa schifo in confronto a quella di PES 2020. Quelle molto migliori, i colori sono molto più realistici. Però per quello che ho potuto fare, l'ho fatto, l'ho resi più simili possibili, ma non posso fare miracoli, non ho potuto nemmeno inserire gli sponsor. Ancora il Palermo. Palla per Martin. Sovrappone Erdi Skraja, il cross a per poco. Attenzione. Figarotta. Ricciardo. La palla il portiere del Catania. Ancora il Catania. Palla indietro ancora per il portiere. Io sono, cioè, non so giocare molto a PES, sono più un tipo da FIFA, ma cioè, visto che quest'anno il Palermo è su PES 2020, prenderò PES 2020. Quest'anno FIFA non mi sta piacendo completamente. Prenderò appunto FIFA PES. Solo perché c'è il Palermo e quindi non posso fare a meno di giocare con il Palermo. Anche se in qualche modo qua l'ho creato, ho tutti e due Palermo, Palermo quello, SCittà e SSD. Magari potremmo fare SSD Palermo contro SCittà. Magari tipo creo Miccoli. Poi vediamo cosa mi posso inventare. Figarotta. Calcio d'angolo il Palermo. Vaccaro. Cross, il tiro al palo e niente ragazzi, non vuole entrare la palla. Non vuole entrare la palla. La palla si è tinta di rosso azzurro per un giorno. Martinelli. Mattia Felici. Giovanni Ricciardo. Attenzione. Sono gli striscioni del Palermo in inglese. Attenzione. Ancora il Catania in quel possesso palla. Figarotta. Palla per Giovanni Ricciardo. Possesso palla per Ricciardo. Martin si va a rubare il pallone. Sta per terminare la gara. Mancano circa 5 minuti da partire dal prossimo giro di lancette. Attenzione. E Pelagotti salva. Però è rimasta laterale per il Catania. Il cambio per il Catania. Rimessa laterale per il Catania sempre. Attenzione. Pelagotti. Ancora Pelagotti. Scusate, ancora Erdi Skraja. Kraja. Attenzione. Palla per Ricciardo. No, Santana. Almeno il gol della bandiera, lo voglio, almeno il gol della bandiera. Palla per Ricciardo fuori. Fuori gioco di Ricciardo. Ragazzi, se questo video raggiunge almeno 20 like, vi porterò Palermo Messina o Palermo Licata, dipende che cosa scrivete nei commenti. Però dobbiamo raggiungere almeno i 20 like, so che ci possiamo fare. Se li raggiungiamo appunto porterò questo gameplay. Punizione, abbiamo l'opportunità di fare il gol della bandiera all'ultimo minuto di gioco. Attenzione, Doda. Seriamente Doda. E ok, io non so battere le punizioni, io non ho mai battute. Allora Doda.
Forse è buona, non lo so. Attenzione, era buona, era buona. La parata del portiere del Catania è finita, 2-0 in favore del Catania. Il Catania ha vinto dunque. Spero che il video finisce qui. Spero che il video, che il gameplay da Palermo Catania vi sia piaciuto. Scrivetemi nei commenti con chi lo volete il prossimo gameplay. Lasciate like, iscrivetevi al canale, come ho detto prima, almeno di almeno 20 like, 20 like. Lo scriverò anche nei commenti così lo vedete. E porterò Palermo Trapani, Palermo Akragas, quello che volete. Ci vediamo al prossimo video.